ieri, 19 novembre 2011, a Conversano, hanno partecipato più di 2.000 persone alla manifestazione di protesta contro la chiusura dell'ospedale Florenzo Iaia di Conversano. Infatti, a partire dalle 17, da piazza 20 settembre è partito un lungo corteo che ha percorso le principali vie della città, esponendo striscioni e cartelli contro le scelte operate dal governatore Vendola e dai dirigenti dell'ASL di depotenziare il nosocomio cittadino e di limitare l'offerta sanitaria sull'intero territorio. Alla pacifica manifestazione, organizzata dal Comitato Permanente per la Tutela della Salute, costituito dall'Associazione dell'Anziano, AGIS, ACLI, ANMIL, Confagricoltura, CIA, CC.DD, Associazione della Terza Età, UPS Confartigianto, UIL Copagri. Gente che ormai rivendica un diritto che a Conversano viene meno, quello dell'assistenza sanitaria nei modi e nei termini dovuti. Quindi la presenza di tanta gente è dovuta ad uno stato di precarietà che non può continuare ad esistere e deve essere immediatamente rimosso. La gente non si può nemmeno contenere, perché giustamente non intende andare a Corato per delle prestazioni ambulatoriali che diventa assurdo, così come anche Terlizzi, Altamura, Gravina, non è possibile. Conversano deve avere un ambulatorio, deve avere delle specialistiche di terzo livello che spettano per impegni assunti politicamente, ma io non sto a rivendicare un impegno politico, ma uno stato di necessità, una richiesta di tutta la popolazione perché a Conversano ci siano, almeno ci sia l'essenziale. Noi non stiamo difendendo l'ospedale, però se l'ospedale lo vogliono chiudere, non ci saranno strutture private nell'ambito dell'ospedale di Conversano. Questo deve essere chiaro. Sia a Vendola, sia a Colasanto e sia all'assessore regionale alla sanità. L'ospedale di Conversano o funziona come ospedale o non intendiamo mettere né PMA e altro, perché sono privatizzati. I privati andranno fuori dall'ospedale di Conversano. Hai detto com'è che si chiama? Prego. Male se chiudono l'ospedale, a Conversano si sta male se chiudono l'ospedale. Hanno partecipato donne, bambini, anziani, medici in pensione, cittadini provenienti da altre città, ma soprattutto l'intera amministrazione comunale che ha dato il suo sostegno al comitato e all'intera città, dimostrando unità di intenti e condivisione degli obiettivi nella lotta per salvare lo Iaia. Il corteo, tra slogan e cori, al termine, si è radunato nel cortile dell'ospedale, dove hanno preso la parola alcuni rappresentanti del comitato. Tra questi, anche l'ex consigliere comunale Saverio Lonero e Vito Damiani. Poi, è stata la volta del sindaco Giuseppe Lodascio, che a gran voce, al megafono ha gridato: «Noi vogliamo sapere qual è il progetto preciso per la sanità a Conversano, per i nostri cittadini che meritano. E stasera lo hanno dimostrato. Il rispetto della loro dignità. Questo ospedale, ha aggiunto il primo cittadino, fondato da Florenzo Iaia, va rispettato anche per la sua tradizione e perché in questa struttura sono stati spesi i nostri soldi, per cui non possiamo oggi trascurare alcun particolare. L'amministrazione comunale si impegna a sentire e ad adire le vie legali per gli atti che si stanno consumando contro la nostra comunità. Dico contro, perché non capiamo il significato di certi atti che succedono qui.
Quando le cose non si capiscono e non hanno una ragione, è giusto che ci sia una protesta. Conversano ha dimostrato di saper protestare, lo ha fatto civilmente, seriamente, ma lo fa sicuramente con forza e credo che siamo tutti d'accordo nel dire che non ci fermiamo qui. Infine è intervenuta anche la dottoressa Carmela Fanelli, in questi giorni particolarmente impegnata nella mobilitazione, la quale ha riportato le parole del direttore generale dell'ASL Colasanto, che ha definito il Florenzo Iaia un ospedale feticcio, cosa che realmente accadrà, ha detto la Fanelli, se si continua con questo depotenziamento. Prima che il corteo si disperdesse, Saverio Lonero ha rilanciato sul prossimo appuntamento. Se Vendola questa settimana non si farà sentire, teniamoci pronti per tornare a manifestare anche sabato prossimo. Le riprese sono state a cura di Raffaele Prunella, info 333 21 64 709. Email sirioart@libero.it. L'ospedale non si chiude! Entrate sulla mia destra! C'è spazio per tutti! Innanzitutto il comitato ringrazia tutti i partecipanti a questa manifestazione e cominciamo a dire che non finisce qui! Bravo! Ringraziamo l'amministrazione comunale perché ha partecipato e ha dato l'adesione a questo comitato. Siamo intenzionati ad andare avanti. La forza dell'ordine riferisca che una manifestazione civile non vuol dire subire, vuol dire essere ancora civili. Però anche noi abbiamo i limiti. Ventola deve sapere che deve confrontarsi. Se Colasanto non è capace, lo deve rimuovere. Bravo! Non si possono fare disposizioni mettendo a rischio gli ammalati. Non lo possiamo consentire più. Deve revocare i provvedimenti. L'amministrazione comunale comunque deve immediatamente provvedere a porre in essere gli atti conseguenziali ad atti che sono solo banditeschi. Noi non li subiamo e non li possiamo subire. Quindi sia chiaro, c'è qualcuno che parla e tutto ormai giocato. Non è vero. State tranquilli. In questo ospedale ci sono due strutture private. Due private. Noi non consentiremo di dare ai privati questa struttura. Deve essere pubblico, non siamo contro il privato, perché il privato deve integrare e non sostituire il pubblico. Bravo! No, bisogna occupare l'ospedale. A Ventola è quello di dare i cosiddetti 7 giorni. I 7 giorni perché noi questa manifestazione la dobbiamo ripetere. Non ci dobbiamo stancare di partecipare. Perché solo voi potete smentire che ormai il gioco è fatto. Non ci sono giochi nella sanità. Nella sanità c'è l'idea, il progetto per dare l'assistenza sanitaria a misura d'uomo. Non ci sono colpi di mani o ragioni politiche per comportarsi in questo modo. La politica noi l'abbiamo escluso. Questo comitato è formato da associazioni. Voi potete vedere, leggere, vedere anche tra noi. Ci sono solo associazioni e noi le ringraziamo per l'adesione e la partecipazione. Quindi questo è l'inizio ancora, questo è l'inizio. Io darò
darò la parola. Io dirò la parola. Se, allora scusate, qualche consigliere suggerisce di andare a parlare. Scusate un attimo, per cortesia, un attimo. Scusate, la risposta al consigliere comunale è che Vendola i voti è venuta a prenderli a Conversano. Vendola è venuta ad inaugurare, scusate, è venuta ad inaugurare la radiologia a Conversano. Hanno speso soldi per l'ostetrice e la ginecologia che doveva venire a Conversano e non viene più. Hanno speso 7,5 milioni, che sono soldi nostri, non suoi, sono nostri. Pertanto verrà a Conversano, come è venuto il 2005, è venuto il 2010 ed è venuto il 2008. Quindi non è questione che noi a Bari, se noi dovessimo andare a Bari, scusate, io ormai sono pensionato, bisogna fare una rivoluzione che ritengo che nel 2011 non ce n'è bisogno. Io spero, perché tra l'altro Vendola è un poeta, sono convinto che capirà e verrà a Conversano, perché noi non stiamo sostenendo l'ospedale in casa, gliel'abbiamo detto affitto nel 2005 e anche nel 2002, noi non vogliamo l'ospedale in Conversano, però vogliamo quello che serve ai conversanesi, quello che serve anche ai non conversanesi. Ricordatevi che a tutt'oggi vengono anche i cittadini di Rutigliano a Conversano, di Polignano, di Turi, di Mula, vengono a Conversano, ma non c'è, abbiate pazienza. Non abbiamo la necessità. Noi, io ho detto, ho fatto un passaggio molto semplice. Loro hanno l'abilità di stipulare le convenzioni. All'ospice di Monopoli mancavano 7 infermieri, hanno stipulato la convenzione con infermieri, con società private. Se a noi mancano dei medici, possono fare la stessa cosa, devono solo copiare. Se però è una cattiva volontà politica, noi non subiremo questa arroganza. Quindi non dobbiamo tirare i remi in barca, non ci dobbiamo sentire sconfitti dopo questa manifestazione, ci dobbiamo caricare un po' tutti. E innanzi a noi deve camminare il sindaco e l'amministrazione comunale, perché è essenziale. Noi possiamo anche costituirci con un atto privato e agire anche noi come comitato. Riteniamo che a Conversano un'amministrazione c'è e siccome c'è deve svolgere il suo ruolo. Noi però non tireremo i remi in barca, noi vi vogliamo presenti alla manifestazione, nulla è perduto, sappiatelo, non vi fate convincere da coloro i quali dicono che ormai tutto fatto, non è vero, perché io che conosco gli altri, negli altri paesi hanno erogati ore, prestazioni specialistiche di 170 ore contro i 46 ore a settimana il nostro, non li possiamo accettare. Ecco perché insieme dobbiamo protestare. Io passo la parola al sindaco perché anche lui deve darci una parola di conforto. Grazie.